Proviamo un attimo a chiudere gli occhi, a entrare un attimo con noi stessi. Mettiamo la nostra attenzione col respiro, nella pancia. Portiamo proprio la nostra presenza nella pancia. Ci allontaniamo dalla testa. Ci sediamo lì, nella pancia. Ospiti di noi stessi. Sentiamo come stiamo. Cosa ci arriva? Siamo seduti nel cuore. Nella sorgente. Nelle frequenze che generano emozioni profonde. Vogliamo affidare a questa nostra parte più arcaica la ricerca del senso che per noi ha e che ha avuto, ancora forse, ma forse non ce ne accorgiamo, la parola fiducia, il bisogno di fiducia nella nostra vita, stando nella pancia e non nella testa. Ci prepariamo all'ascolto, alla condivisione, aperti, non al confronto tra le idee che sono le diverse teste, ma nell'assorbimento reciproco di ciò che abbiamo nella pancia. Che queste parole possano arrivare direttamente alla tua pancia. Che possano non risvegliare mai le associazioni mentali dell'ultima ora, ma possono essere semplici, chiavi per la comprensione del tesoro nascosto in questa parola. In fondo ovunque, ogni parola che io ho letto in qualunque libro, ogni sguardo che ho incrociato, ogni relazione che ho avuto con gli eventi della mia vita, ogni idea che ho del presente e del futuro ha a che fare con fiducia. E quando noi mettiamo una parola nelle nostre profondità e la lasciamo lì, ci apre una biblioteca endogena. Tutto ciò che può essere detto intorno alla parola fiducia a me interessa nelle ultime ore in maniera particolare, perché
perché abbiamo posto l'attenzione alla parola fiducia, che ricordo essere sempre richiamata dai lavori fatti intorno al cerchio evolutivo, cioè alle dinamiche del cerchio evolutivo. Ed è sgorgata proprio in virtù di un evento che è accaduto anche tra di noi all'interno del gruppo, che ci ha dato la spinta, lo stimolo, l'intuizione di andare ad approfondire questo bisogno di fiducia, un bisogno di fiducia che esiste nelle nostre profondità in ogni tipo di cosa che facciamo. Cominciare dall'alzarsi da una sedia e camminare richiede fiducia. Ovviamente qualificare il tipo di fiducia diventerebbe infinita, perché un conto è dare una fiducia, come diceva Carlo, una fidanzata, un conto è dare una fiducia a un amico. E se entri in questa segmentazione, la parola fiducia incomincia a perdere di significato, di importanza, perché quando una cosa vuol dire molte cose, non vuol dire nessuna di quelle cose. Ed è proprio il rischio che la parola fiducia, come tutte le parole calate in una lettura egoica, quindi delle personalità, fa. Questo è il rischio del linguaggio quando viene usato solo quando ci identifichiamo solo in una delle due nostre nature. Inquadriamo anche lo scenario un attimo, brevemente, perché è interessante anche parlare di fiducia in virtù anche del tempo che stiamo vivendo. Noi viviamo un tempo in cui il denominatore comune che regola tutti i rapporti è basato da un'economia. Faccio il gesto, un'economia, perché è un'economia che nasce dall'alto e non è un'economia vera, reale, che nasce dal basso. Quindi è un quadro di regole impostate da qualcuno per organizzare le risorse. Poi, bene, male. Certo è che sono regole, quelle economiche, non basate su un'ecologia, cioè su una conoscenza e un'attenzione alle risorse, agli equilibri del sistema della casa, no? Economos, economia, dovrebbe venire dopo l'ecologia, cioè io regolo in funzione dell'equilibrio, no? E quindi questo voglio dire, ci sono delle regole che dicono a questo mondo come si deve comportare. Queste regole poi nascono da una nostra evoluzione, anche da cose che sono accadute, ma anche da pensieri che sono stati scientemente trasferiti alle masse, no? Quindi, credenze, idee, dogmi, paure sostanzialmente. E noi in questo periodo stiamo vivendo tutti, da almeno un quindicennio, un ventennio, nel sud Italia sicuramente, un po' in Europa, ma è un discorso che sapete è globale, l'insicurezza, il bisogno di fiducia è legato al bisogno di sicurezza, che è un altro bisogno fondamentale. Che non è un bisogno animico, il bisogno animico è di fiducia, di sicurezza è un bisogno più della nostra natura umana, sacrosanto. Perché anima non ha questo bisogno di sicurezza? All'uomo. Sì, volendo. La sicurezza è nel tempo, nello spazio. E quindi? Anima è fuori È dal fuori dal tempo. Tu che dici? perché sa, cioè nel senso, non ha bisogno di sicurezza in qualcosa perché sa, tiene in sé la consapevolezza, Perché è legata al la tempo? conoscenza. Perché nel qui ed ora non c'è un problema di sicurezza. Il qui ed ora è sempre perfetto, anche mentre sta esplodendo una bomba atomica sotto le mie palle. E il punto è dopo. Quindi se io ho bisogno di sicurezza è perché sto proiettando la mia attenzione a tra un mese, tra un secondo, tra 10 anni. E io ho bisogno di sentirmi sicuro. Anima è fuori dal tempo, quindi non proietta questo bisogno.
è già buono distinguere un bisogno di fiducia, un bisogno di sicurezza. Il bisogno di sicurezza è minato totalmente, totalmente. È stato nell'epoca, diciamo, l'umanità è stata volutamente tenuta in sicurezza o in insicurezza, a seconda dei passaggi evolutivi, dei governi, dei poteri, chiamiamo, non vogliamo, delle forze, dei cicli anche evolutivi, però è così. E noi stiamo vivendo uno pesantissimo. Sono crollate tutte le sicurezze, ed è una bellissima cosa, ma ne avevamo tante di sicurezze. Fino agli anni 80, magari qualcuno di voi non era ancora nato, gli anni 80, perché ormai tu, tipo tu... Sì, sì. Io 88. Ecco, vedi? 88. Quindi lui... Scusate, non è la mamma. E quindi... fino a quegli anni, per esempio, noi avevamo una sicurezza che oggi abbiamo perso tutti, che è la sicurezza economica. Quando dico economica non sto parlando di soldi, come ormai ci hanno tarato la mente e pensiamo che l'economia ha a che fare con i soldi. Non c'entra un cazzo con i soldi, niente. Ha a che fare con le risorse, con la vita, con lo scambio, con la produzione, con la creatività, col talento, con la natura delle cose, delle persone. Da queste cose meravigliose dell'economia poi nasce il valore, e la monetizzazione di questo valore è un fatto a parte, diciamo, che potrebbe essere commentato a parte, però non è economia. Quindi minare l'economia, sostituendolo falsamente con la finanza e con la moneta perfino, cioè facendo salti mortali, noi pensiamo che economia, moneta, finanza sia la stessa cosa, no? Questa è colpa nostra, che vogliamo essere ignoranti a tutti i costi, basta informarsi, basta vedere l'etimo delle parole e uno capisce al telegiornale che ci dicono solo cazzate. Pagina economica, la borsa X, beh, chiudi, cangia, spacca il televisore appena senti dire una cosa del genere. Perché non è economia la borsa, è un gioco d'azzardo, uno dei pochi consentiti legalmente, uno dei tanti, prima erano pochi, adesso sono tutti legalizzati, che però gioca sulla morte e sulla vita delle persone, di popoli, solo così, una cosetta, ed è economia. Allora, stiamo vivendo, adesso fare attenzione, se no sull'economia mi allargo, dobbiamo andare su altro, viene meno la tua certezza che con le tue risorse, le tue capacità, il tuo patrimonio, la tua città, il tuo sindaco, il tuo amico, il tuo collaboratore, tu possa domani provvedere senza problemi alla tua vita e tra 10 anni. Questo ci hanno levato. Non è solo la pensione alla fine che non avrai, o i giovani che non hanno lavoro, non trovano lavoro. No, minare in quest'epoca la collettività, da questo punto di vista, vuol dire farci un grandissimo regalo. Io lo dico sempre, perché da quando siamo entrati così, ho già scritto un libro dedicato a questo, che è Comunicare Mediterraneo. Spero che questa crisi non finisca fino a che tutti quanti non ci svegliamo. È un grande regalo ricevere questa pressione. Per la nostra coscienza è un grande regalo, non per le nostre tasche, il nostro stomaco, le nostre relazioni. Però per la nostra coscienza sì. Però facciamo i conti poi con quello che questa pressione crea nelle persone, che sono del tutto inconsapevoli, la maggior parte sono inconsapevoli, quindi da questa pressione non solo rimangono schiacciati, ma diventano poi autori di pressioni su altri. Tant'è che la norma che regola i nostri rapporti, non più solo nell'economia, ma fino all'ultima relazione, la più importante, diciamo la base, la coppia, oppure la famiglia, entrano le stesse dinamiche dell'economia. Quali sono? Concorrenza, competizione, competizione, concorrenza, 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 concorrenza. Noi, il trattato di Maastricht forse
forse uno di voi, non lo so se qualcuno l'ha letto, non so quante decine di volte il Dio di quel trattato è la libera concorrenza. Cioè stimolare le persone alla concorrenza vuol dire stimolare le persone anche a sapere che è legittimo, io l'ho visto nel campo dell'impresa, questa trasformazione anni 90, anni 2000, c'era da mettersi le mani nei capelli. Altro che Berlusconi, che come se fosse solo una colpa di Berlusconi. Noi il berlusconismo ci ha dato una bella avanzata dal punto di vista. Ma perché siamo avanti noi, italiani? Ce le facciamo prima queste esperienze. A me quando dicevano che siamo indietro, che abbiamo Berlusconi, noi siamo avanti, prima o poi, infatti poi è arrivato Trump, no? Su certe cose siamo avanti noi. E a parte le battute, veramente, per me... un grande ringraziamento, però facciamo attenzione perché questa crisi in realtà genera un nuovo umano, c'è in questo momento un nuovo umano subumano pieno di paure, anche più schiavo, molto. Assolutamente più schiavo, perché sentire questa pressione, sottomettersi a questa pressione senza un briciolo di fiducia in quello che sta accadendo da un piano alto, ma anche fiducia in sé, fiducia diciamo anche nella prima persona che incontri, al di là di quello che diciamo a voce, è vero però che ci sono persone che si affidano, in questo cerchio si è già vista la differenza, io non sto dicendo che non sono autentiche queste cose, però tante volte diciamo a vecchio, diciamo in una maniera molto leggera che ci stiamo fidando, in realtà dovremmo forse comprendere un po', ecco, quale livello di fiducia stiamo parlando. Adesso vediamo un po' di spacchettare questa parola per vedere un po' come renderla ancora più utile. Quindi noi abbiamo questa pressione che crea un essere umano altamente competitivo, quindi mette gli uni contro gli altri, è molto semplice e non è... come posso dire, non è difficile vedere queste dinamiche, le gelosie, le paure, sono aumentate su tutti i livelli, non solo sul piano economico, se lui c'ha questa cosa non la posso avere io, per dire, no? La paura che uno conquisti in una posizione che io non riesco a conquistare, quindi temere che l'altro faccia delle cose buone per sé vuol dire rischiare che io poi non abbia uno spazio per me, cioè questa è un'altra cazzata che a livello di economia c'è stata, dire cioè che se uno si compra la Ferrari, io voglio la Ferrari e quello, sono geloso che la Ferrari perché una Ferrari in meno tra quelle che posso comprare io, quando cazzo te la puoi comprare te la compri, no? Ma non è che finiscono le Ferrari, quindi è inutile che te la prendi con quello. Che le Ferrari della prenoti te la danno, è un altro forse il problema, però vedete che noi entriamo in competizione anche con l'altro, perché se ha qualcosa è come se lo stesse levando a noi e ci dicono i soldi sono pochi, basta, altre minchiate, e noi ci crediamo, mucchiamo unifessa, e quindi se tu c'hai più soldi di me in tasca, quelli là, se tu gli fossero più corti, quello di meno forse starebbero nella mia tasca. Voi non ve le dite queste cose, ma sono cose inconsce che abbiamo dentro di noi. E quindi sviluppiamo una mentalità particolare che in psicologia è già inquadrata. Cioè non è che sto parlando di che sto facendo il profeta, no, questa è una patologia seria, serissima, è già inquadrata. In qualche forma, diciamo, questa, quello che rende poi l'essere umano a quel punto... fa autore di quella paura, di quel meccanismo, e quindi ce lo tramandiamo reciprocamente. La prima sono decisioni interiori che noi prendiamo. Ora, quando io dico noi, non sto parlando di me, sto dicendo noi esseri umani, ognuno fa i conti con la propria coscienza. Tipo, affermazione, non mi fido di nessuno. E magari lo dico col serio, no, io non mi fido di nessuno, sono autonomo, no? Oppure, non c'è da fidarsi di nessuno, meglio non fidarsi di nessuno, no? È una frase... Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cioè tutti prendiamo e sottoscriviamo una frase del genere. Attenzione, che è un virus dentro di te, questa frase.
È un virus fortissimo. Perché se poi ci credi, e non ci credi con la testa, ci credi inconsciamente, quindi faccio tutto assurdo, mentre ti sta dormi, c'è qualcun altro che decide per te, se poi ci credi, poi dici, l'altra affermazione è, faccio tutto da solo. Quindi sono solo. Quindi già nella seconda affermazione, se fossi sveglio ti renderesti conto che dicendo non mi fido di nessuno ti stai separando, stai decidendo di separarti. E se c'è sofferenza dentro di noi deriva sempre dalla separazione, mai dall'unione. Oppure affermazioni che sentiamo spesso dire, soprattutto dalle donne negli ultimi anni. Devo tenere tutto sotto controllo. Che non ridere di dire, che quando dico delle donne, cioè, perché le donne hanno sviluppato maggiormente questa paura dell'isolamento perché sono state isolate. Sono state sfruttate, ancora lo sono, umiliate, lasciate sole nelle difficoltà, se stiano buone se le teniano, se stiano in difficoltà le mollavano. Quindi la moglie con i figli, lasciata sola, no? Il marito, ci sono intere culture dove cioè, non esiste che una donna che ha osato lasciare il marito sia poi aiutata dal marito. Ma sono cose proprio scandite, no? In altre magari non si dicono, in altre culture, però è normale che ci sono tantissime donne sole. Ho voluto fare questa piccola parentesi perché non fraintendiamo, per cortesia. Però di fatto si è sviluppata questa mentalità, no? Del controllo. Il controllo crea tantissima sofferenza. Non ha a che fare con l'affidarsi, che, no? Questo alleggerimento, questa... Ancora dentro di noi... Se sviluppiamo questo desiderio di controllare, di fare tutto da soli, di non fidarsi di nessuno, e che quando poi uno sbaglia è giusto che venga punito. Chi entra in questa posizione auspica la giusta pena. Quindi ha un concetto di giustizia punitiva e non di giustizia riparativa. C'è una forma di sadismo. Tu stai correndo, stiamo correndo nella vita, nella gara della vita, perché è competitiva, io sto tenendo dritto perché mi sta a fare un mazzo tanto, tutto a solo, tengo tutto sotto controllo, ti ha sgarrato, e tocca a paghi, e va a fare un culo. Perché sto ancora col culo stretto per quanto mi sto sforzando io, figurati se quello là posso sopportare che quello sbaglia e non paga. Che se io sto facendo tutto per non sbagliare, per prendermi la coppa e portarmela a casa e poi baspicciare con i giugiai. Quindi punitiva, giustizia punitiva. E quindi noi cominciamo a giudicare tutti, a cominciare i nostri genitori, a cominciare che certamente hanno influito sul nostro stato, sulla nostra relazione che abbiamo con la parola fiducia. Ma perfino anche al contrario, eh? Quindi non solo i genitori con i figli che non danno fiducia ai figli. In questo momento economico, per esempio, vi faccio vedere un altro tipo di fiducia che viene a mancare nelle famiglie e si entra in una sorta di competizione ideologica tra genitori e figli, e che, visto il fallimento di questa generazione, che i giovani giustamente dicono non è il nostro fallimento, perché noi cazzo mostrassimo dell'uovo, no? E quello che vediamo fuori l'avete fatto voi. Quindi la responsabilità è della generazione precedente. Quindi questo fallimento della generazione precedente, che certamente è quella dei miei genitori, ma adesso sta diventando anche la mia, la nostra, no? Dice, questa responsabilità non è la mia, è la tua, che siamo finiti nella cacca. E tu non sei una persona adeguatamente competitiva per essere per me un mentore. Quindi ci sono moltissimi figli, soprattutto terroni del sud, che scappano le loro famiglie
perché vedono, ma non è solo nel sud, diciamo, vedono la loro famiglia nella loro semplicità o nella loro ignoranza, nella loro cultura vecchia rispetto a quella nuova, una eccessiva fiducia, un'eccessiva mollezza. Non in tutte le famiglie, non generalizziamo, però vi sto facendo vedere che c'è anche il contrario, c'è cioè il figlio che dice: tu, io non ho fiducia che mia madre, mio padre siano un esempio per me. Scappo da loro perché non sono in grado, perché qui il mondo non è come l'hanno vissuto loro, qua è un'altra cosa, se io seguo loro, il loro esempio, qua mi mangiano. E io guardo con odio i miei genitori perché non mi hanno preparato in quel modo, per essere uno squalo. Quindi siamo in uno scenario molto particolare, ci sono crollate tutte le nostre certezze e crolleranno sempre di più, non ne abbiamo un'idea. Io poi questa cosa la sto dicendo da 10 anni, in 10 anni sa quante certezze su cadute e quante altre ancora ne devono cadere, sottili, potenti, non sappiamo più che idee abbiamo, con chi vuole, se siamo etero, se siamo homo, se siamo... se amiamo ancora... Abbiamo ancora quella passione che per tutta la vita ci ha tenuto, a un certo punto ci ha lasciati andare. È tutto, sta cambiando tutto, ci stiamo distaccando dall'illusione. Perché questi sono attaccamenti all'illusione. E quindi dare fiducia e cercare sicurezza in queste cose è effettivamente un po' il regalo che ci dà la crisi. Capire che forse dobbiamo cambiare, sintonizzarsi su un'altra ottava. Un'ottava superiore della parola fiducia. Questa situazione, adesso chiudiamo un po' il cerchio di quest'ego, perché questo è un ego che parla, non mi fido più di nessuno, faccio tutto da solo, voglio controllare tutto. Chi sbaglia paga, e chi sbaglia paga va punito in forma narcisista e l'altro, ma poi o prima, già da prima, è depressiva e contro di sé. Quindi in questa maschera, in quest'ego, è assolutamente connaturato anche il giudizio e la punizione verso di te. Cioè se tu entri in questo scenario, per forza giudicherai te se sbagli qualcosa, se non sei in grado di questo. Sei tu che non dai fiducia a te stesso. Cioè la trappola sei già tesa. E quindi, ultimo punto, è questa... arrendersi al non voler crescere, al non voler essere adulti, a non maturare, a restare bambini, che può sembrare in contraddizione con quello che dice controllo tutto io. No, forse poi lo capiremo dopo meglio perché si resta bambini. Adesso abbiamo visto un po' lo scenario, no? Perché volevo portarvi in questo scenario perché fondando la parola, l'asse, diciamo, fiducia, bisogno di sicurezza, creando già una differenza tra fiducia e sicurezza, ma poi possiamo andare ancora più in là, perché su un'ottava superiore la fiducia è fede. Quindi ci sono vari livelli, scegliamoci bene i termini così vediamo di... Per me fiducia li prende... Tutti e due poi alla fine, no? Perché anche il bisogno di sicurezza può essere trasposto sul piano divino. Adesso lo vediamo. Quindi è un fattore tipicamente umano, però può essere raccolto, deve essere raccolto dalla nostra parte divina questo bisogno. Cioè, la nostra parte divina quando vede il bisogno umano non è che lo scaca. Lo sa guardare e lo sa soddisfare, non che glielo fa cambiare. È un bisogno. Il punto è come lo soddisfa questo bisogno. La natura divina ha molti giolli. Quindi tu stesso, quando c'è una parte interiore sofferente, bisognosa di fiducia, sappi che hai dentro di te la soluzione per appagare quel bisogno lì. Ma adesso ci arriviamo. Quindi, fiducia, sicurezza, fede. Noi a proposito di fede, per esempio, ci è stata data tanta sicurezza quando ti dicevano,
ti paghi le indulgenze e ti guadagni il paradiso. Siamo tutti a posto, stiamo, ci tenia i soldi. Ma chi sarebbe andato all'inferno, al purgatorio, secondo il proprio quadro di peccati, pur stia sicuro. Perché se io faccio peccati, vado qua, lo sa già, sei sicuro della pena o del vantaggio. Abbiamo avuto sicurezze offerte dalla religione che ci ha tenuto, no? Con queste, poi sono deflagrate queste sicurezze o queste illusioni, e quindi ci siamo trovati a essere autori un po' del nostro destino, o affidarci ad altre sirene o altre storie. Siamo in cerca, stiamo cercando di capire. Prima eravamo più sicuri di questa cosa qua. E ripeto, eravamo sicuri anche dal punto di vista economico. Adesso invece, che queste due grandi sicurezze sono venute meno, ripeto, insieme a tante altre, stiamo diventando un po' più intelligenti, perché stiamo cominciando a capire che il nostro bisogno di fiducia è nelle relazioni. Tant'è che voi avete parlato di relazioni, eh? Nessuno ha parlato di futuro, quindi stiamo nelle relazioni. Perché lì siete stati sensibilizzati voi ed effettivamente, fate attenzione, stiamo avvicinandoci al vero bisogno di fiducia animico, che non è né in Dio, perché anima sa già, no? Ma è né nei soldi, nei palazzi, nella ricchezza, nel lavoro, nella pensione che sono appartenuti, ma stiamo riducendoci a portare l'attenzione alle relazioni, e quindi fuocherello. Quindi ci possiamo occupare oggi, in quest'epoca, finalmente, del bisogno di fiducia all'interno delle relazioni, e in maniera profonda, però, perché noi ne abbiamo parlato nel cerchio, ma possiamo parlare in maniera ancora più profonda. Vediamo come. Scusate per l'introduzione, ma è sempre così. Non so mai che ci faccio parlare, e poi invece su questa cosa. Credevo che doveva essere introdotta l'aspetto comunque economico, perché condiziona moltissimo le nostre vite sul piano della fiducia, eh? E sarebbe stato un grande errore comunque non inserire questo riferimento, perché siamo figli di questo tempo, poi tra l'altro. Allora, qua mi metto gli occhiali perché questi sono gli appunti, ecco qua ci sono l'intuizione schizofrenica. Allora, sì, potrei dire bisogno di fiducia tra principio maschile e femminile. Questo già ci apre una bella prospettiva, perché c'è un'espressione del nostro essere maschi, e in ognuno di noi esiste il principio maschile e femminile, che devono essere in equilibrio, perché noi possiamo essere armonici e star bene, essere in salute, sono i due principi fondativi che hanno bisogno di essere in equilibrio. Non è che devono stare per forza a un livello, non esiste questo discorso. Esiste l'equilibrio negli stati di coscienza. Dobbiamo cercare l'equilibrio. Fare un lavoro sui principi, il principio maschile e femminile, un lavoro di anni. Per quanto mi riguarda, io lavoro sul principio femminile, in maniera particolare negli ultimi 10-15 anni, ma non ho mai smesso di lavorare con il principio maschile negli ultimi 20 anni, potenziandolo pure troppo inizialmente, e con varie storie anche diciamo di relazioni di coppia, perché il principio maschile e femminile poi si specchia anche fortissimamente, diciamo, no? Il tuo stato, quello, lo squilibrio, l'equilibrio nella coppia che hai si rispecchia immediatamente. Questo giro mi distrae. E quindi qual è diciamo, l'approccio nostro maschile al concetto di fiducia? Ti puoi fidare di me. Quindi il maschio era quello che riceveva, no. Generalmente c'è il femminile che riceve, no, in questo caso è il maschio che riceveva, che dice. Dipende, ognuno ha detto quello che ha detto. Io, mentre ricevevo, volevo che l'altro capisse: tu ti puoi fidare di me. Questo è un messaggio maschile.
quindi puoi affidare a me. Mm? Ti puoi affidare a me. Ti puoi affidare. Eh? Sì. Sì, ti puoi fidare di me, ti puoi affidare a me. E quindi questo è una bella cosa, no? Ma ci sono anche le derive. Cioè, quindi questo principio maschile, in un equilibrio, contiene anche il principio femminile, perché tu ti puoi fidare di me, io ti accolgo morbidamente, quindi divento anche donna nell'essere principio maschile. Lo vedete? Il Tao c'ha sempre, no? Nel Yin Yang c'ha poi un pallino. E così, se il principio maschile contiene il principio femminile, se è in equilibrio, è lo stesso, e viceversa. Altrimenti il principio maschile esasperato è di quello che si crede il supereroe, per dire, no? Si crede il supereroe che non ha bisogno di nulla, faccio io. Cioè il principio maschile esasperato non si sa affidare, perché sono quasi comunicanti, quindi se cresce troppo il maschile, il femminile si abbassa, che infatti è: mi affido a te. Il bisogno di fiducia è diviso in due, ma è una cosa sola, però è diviso in due, è divisibile in due, poterlo noi capire, elaborare e trasmutare, e quindi mettere in equilibrio. Uno è: tu ti puoi fidare di me, che è un bisogno di fiducia visto dal principio maschile. E tutti quanti noi abbiamo bisogno che l'altro si senta in pace con noi, che l'altro si senta al sicuro con noi. Che questa cosa tu l'abbia portata nella testa, o l'abbia fatta diventare addirittura, come nel mio caso, io ve l'ho raccontato l'altra volta, per me questa esasperazione egoica del principio maschile faceva sì che io non mi incazzavo come una bestia quando l'altro non mi dava la sua fiducia, perché dicevo: perché non me la devi dare? No? Perché tu di me ti puoi fidare, cazzo. E questa cosa è un'esasperazione, diventa un irrigidimento, perché se invece contiene il lato femminile, accetto anche il fatto che tu a me non ti affidi a me, no? Quindi un principio maschile bilanciato dal femminile, che mette in equilibrio. Ma il bisogno che l'altro si affidi a te ce l'abbiamo tutti quanti, ed è un bisogno molto 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 profondo. Adesso lo vediamo. Bisogno animico. L'altro di affidarsi, cioè di lasciarsi andare a qualcosa o a qualcuno che sai che potrà risolvere il problema. Anche qui l'esasperazione è affidarsi a qualunque, per qualunque problema, a qualcun altro, per dire, no? Diventare una passiva, una succhia sangue anche, volendo, cioè lasciar fare agli altri, no? Allora anche qui io mi lascio andare mentre scendo, l'altro so che col principio maschile mi può, sì, no? Vuole che io mi fidi di lui, ma sento, vedo come e quanto mi posso fidare di lui, nel senso che mi lascio andare, ma dentro c'è anche il principio maschile che dice: sì, lasciati andare, ma lo vedete? Che c'è? Sono energie che si rimpiccioliscono, ma entrano nell'altro principio, che però sono fondamentali per bilanciare. Se mancano, infatti lei diceva: sì, è vero, si deve fidare, ma deve anche sentire che si può fidare, perché se no, fino a un certo punto arriva, poi dopodiché si salva solo istintivamente, eccetera. Quindi l'altro non deve mettere alla prova la fiducia dell'altro, ma deve fare sentire fin da subito che c'è, mentre sta iniziando a cadere morbidamente, no? Poi lo può portare pure a 2 mm dal pavimento e rialzarlo, no? Però lo prende da subito, non è che lo fa crollare qua. Il bisogno di fiducia è sostanzialmente sempre presente, non può essere: quando tieni bisogno, io ci sono. E ci mancherebbe pure. Cioè, quando ma che frase, cazzo di frase è, che ce lo diciamo tante volte. Cioè, voi impizzate le ricche, dice, quando c'è bisogno, quando hai bisogno di qualcosa. Perché io lo do per scontato. Cioè, dovremmo, tra virgolette, no? Diciamo, darselo per scontato. Quindi,
ti puoi fidare di me, mi affido a te. Queste due forze possono e devono essere messe in equilibrio. Cioè non posso essere uno che ti dice tu ti puoi affidare a me, ma io non mi affido a te. Non può funzionare, perché l'altro ovviamente sì, può funzionare fino a un certo punto, ma stiamo tenendo una situazione assolutamente asimmetrica, quindi prima o poi esplode, no? Quindi c'è uno che domina, l'altro che si lascia sottomettere. Mi sono chiesto poi, ecco, andiamo un po', facciamo questo passaggio con voi. Mi affido a te, per esempio, nasce dal fatto ho fiducia in me e mi accetto. Cioè, la capacità di lasciarsi andare all'altro, cioè affidarsi all'altro, in realtà non può innescarsi se tu non dai fiducia a te stesso. Quindi nasce dal io ho fiducia in me, quindi ho la forza di affidarmi anche a te. Mentre il tu ti puoi fidare di me nasce ho fiducia in me, mi amo e sono fedele a me stesso, il principio maschile. Questo forse vi sfugge un po'. Io mi conosco, vedi più prima, no? E io mi affido a te, mi conosco, mi amo e quindi mi posso affidare anche a te. Quindi mi amo, mi accetto, mi fido di me, mi affido a te. Nel principio maschile c'è un pensiero diverso dietro, sotto, che dice ho fiducia in me, anche lui, ho fiducia in me, mi conosco, mi amo e sono fedele a me stesso, cioè mando avanti quello che ho scoperto essere io. Infatti questi due bisogni, poi, cioè il bisogno di fiducia è uno, scompattato in due diventano i due bisogni di identità e di appartenenza. Bisogno di identità, di appartenenza, il bisogno di identità portato avanti dal maschile, di appartenenza portato avanti dal femminile, accoglienza. Abbiamo parlato molto di questi due principi, quindi non voglio spendere chi non, perché vedo delle facce di qualcuno che non ha magari partecipato o gli sono sfuggite delle cose, li può rivedere nei video, perché noi stiamo facendo tutto il percorso del cerchio evolutivo basato su questa forza del cerchio di creare spinte verso l'appartenenza, spinte verso l'uscita, perché devi essere tu, devi avere la tua identità. Ed è lo stesso gioco che noi troviamo nella parola fiducia. Scoprire il meccanismo di questo gioco, noi stiamo prendendo un gioco e lo stiamo aprendo i pezzi per vedere come giocarci. Per giocarci poi qua, tra di noi e magari nelle nostre relazioni. Perché le nostre relazioni possano essere basate sulla fiducia. Quando tu noti che c'è uno squilibrio tra il principio maschile e femminile, e l'avete già notato, questo gioco ve l'ha fatto vedere già, no? Ma non c'è solo questo gioco, c'è tutta la vita davanti. Auto-osservatevi, inquadrate un po' questi discorsi e vedete un po' come vi esprimete sul lato maschile e sul lato femminile. Quando vedete che ci sono forti squilibri, cioè che siete quelle che dominano, che vogliono controllare, eccetera, oppure sono quelle che si arrendono e si rendono e si lasciano fare, sono questi squilibri esagerati, come sciogliere lo squilibrio? Bene, la prima cosa che dobbiamo fare, se abbiamo imparato la regola dell'autosservazione, è non giudicarci. Quindi la prima cosa da fare è accogliere lo squilibrio, notare lo squilibrio, svelarlo a se stessi, all'altro, condividerlo, guardarlo in faccia per quello che è, e quello già incomincia a sciogliersi. Ed è un tempo di osservazione molto veloce. Se tu becchi, e qualcuno di voi lo sta già beccando, questo squilibrio e lo guarda, ha già risolto un sacco di problemi. Sto tenendo questa pausa apposta, perché questo si risolve così. Il mio bisogno di fiducia, come l'ho vissuto,
ripetendo forse qualcosina che ho detto mercoledì scorso, che per altri motivi, cioè alla fine lo stesso motivo, insomma, vi ho in qualche modo raccontato. Il mio bisogno di fiducia, che credo, infatti poi me l'avete confermato, risuona con molti vostri profondi, per me è stato sempre presente perché ne ho fatto proprio una maschera, un ego enorme su questa cosa qua. Cioè su cosa? Sul mio bisogno di dirti ti puoi fidare di me, cioè sul bisogno maschile dal punto di vista della fiducia. Io qui ho puntato tutto, non ho puntato niente sull'affidarmi a te, nel senso che io mi affido, attenzione, io mi fido, mi affido, ma non mi lascio andare. Non mi lascio andare perché c'è la parte maschile che vuole in qualche modo non pesare, no? Vuole essere utile, vuole essere riconosciuta. E questa è stata tradita fin da subito, perché ognuno ha la propria famiglia, ha le proprie storie e spesso sono storie che raccontano i tradimenti del bisogno di fiducia, che i figli, in maniera particolare i figli, ma ho fatto l'esempio anche contrario, anche i genitori possono vivere questa cosa, ma è chiaro che sto parlando invece del bisogno di fiducia da parte di un figlio che sta crescendo, che vuole crescere in sicurezza, i genitori sono tutto il loro mondo, non c'è altro, prima di non c'è altro. Quindi se un genitore non ti dà fiducia, tu ti senti solo al mondo, ti senti incapace, ti senti non capito, non riconosciuto, non compreso, e scocca la paura, nasce la paura di restare solo, nasce la rabbia contro di te perché non riesci a capire come fare, perché ci provi in tutti i modi, ma magari tua madre, magari tuo padre, quindi le persone che questa fiducia non te la danno. E di che fiducia stiamo parlando? Perché poi adesso arriviamo al punto, forse un po' tardino, ma abbiamo fatto altre cose anche. Di che fiducia sto parlando? Chi parla di chi? Quindi, Autoaffermazione. adesso sconfiniamo in quello, no? Però intanto rimaniamo un bambino, perché un bambino ancora sì, ha a che fare con l'autoaffermazione, no? Ma è l'affermazione di sé, è l'essenza della crescita di un bambino, che deve essere riconosciuto nella sua identità e quindi deve sentirsi sicuro di essere compreso per quello che sei, e così ricevi la fiducia per quello che sei dal punto di vista dell'identità, quindi il tuo bisogno maschile di fiducia viene soddisfatto, e bisogno anche di sentirsi accolto all'interno di una famiglia, quindi appartenente a una famiglia, non diverso, non il tonto, non quello che ha rovinato la famiglia, non quello che non capisce, non quello che non si sa da chi ha preso, non quello che tutte queste cazzo di cose che squaggiano in una maniera incredibile il nostro animo. Perché noi siamo molto delicati, cioè non è che sto parlando solo di genitori bestie, perché ce ne sono pure infiniti, ma anche persone che credono di essere, ma la parola di un genitore. Per una persona, per un bambino magari non crea quel trauma, per un altro bambino molto molto di meno è più che sufficiente per dargli una ferita enorme da questo punto di vista. Come posso guadagnare io la fiducia dei miei genitori? Perché se noi qua oggi stiamo parlando di fiducia, delle fidanzate, dei partner, è inutile che ci abbedimo, tutto deriva dal rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori. Il nostro rapporto con questa bella parola magica, almeno per come oggi possiamo vederla, ma non deleghiamo ai genitori
lo spettro della conoscenza, la parola fiducia, e quindi purtroppo, siccome ormai siamo tutti cresciuti lì, dice, cazzo, abbiamo perso l'occasione, non potevamo recuperare. Come faccio con recuperi? No? Tu mi hai raccontato una storia oggi importante della tua vita. Io ti dico, ma scusa, te l'ho detto, infatti, subito giocando, e tu subito hai capito, abbiamo riso. Cioè, non ti aspettare risposte del già, no? Quindi, come si può recuperare un rapporto con un genitore? O meglio, come si può pensare che quel bisogno di fiducia, che quel genitore, per un motivo o per l'altro, incompetenza, ignoranza, cattiveria o inconsapevolezza, questo Consapevolezza. ci dobbiamo ricordare, per inconsapevolezza ha fatto determinate cose e io mi aspetto che sia lui a sanare me, perché se non, se lui non mi chiede scusa, non mi tocca, non mi fa la carezza, se non mi fa quello che mi ha fatto sentire la mancanza di fiducia, non me la riempie lui, io quella là sempre vuota sarà. No, non funziona così. E siccome purtroppo i pesi ce li portiamo avanti dentro e sono molto profondi, oggi ci diciamo queste cose per vedere di farli smuovere un po', per guardarli in faccia e dirgli: non hai bisogno di tua madre e di tuo padre, perché oggi ci sono io. Oggi ci sono io. Chi io? Un altro te che abita sempre in te. Ce ne sono tanti. Cazzo. Uno, lo sapevo scucchiare. Chi dica questa frase? E se questa persona, personalità interiore, una personalità forgiata, no? Quindi consapevolmente, attraverso anche queste conoscenze che scambiamo tra di noi e le tecniche apposite per fare questo tipo di lavoro, avesse la forza di cambiare completamente, di trasmutare questo bisogno di fiducia in un dare fiducia. Noi siamo di due nature. Abbiamo la natura umana, che è la macchina biologica. Abbiamo scritto non so quanti libri, quanti film hanno girato su questa cosa, quindi chi ha il corpo fisico, il corpo mentale, il corpo emotivo, che ci crea una condizione di coscienza umana che serve, che noi chiamiamo ego, che è disfunzionale perché è gestito dall'inconscio, ma se noi riusciamo a portare nutrimento, possiamo diventare sempre più consapevoli del software di questa coscienza umana, ma poi abbiamo una coscienza divina, una natura divina, abbiamo anche degli organi divini, che sono fatti, sono atti a risvegliare, a potenziare, a tenerci in quella consapevolezza, in quello stato, in quella frequenza di coscienza, insomma, divina. Quindi noi possiamo, come ogni parola, io vi dissi, no? Ogni parola, guarda, questa cosa che ti sto dicendo, io so che ti sto facendo un regalo enorme, ma veramente è grande questo regalo. Sono 2 anni che faccio questo regalo, eh? Ogni tanto chi mi frequenta lo sa, ma non ce lo dimentichiamo. Natura divina, natura umana. Tu sei tutte e due queste cose. Ogni volta che tu, per esempio, facciamo un cerchio di questo tipo e io dico: dimmi cos'è per te la parola fiducia. Io metto la parola fiducia qui e poi metto la parola fiducia anche qui. Ok? Allora mi dico, che cosa vuol dire fiducia secondo un punto di osservazione della mia natura divina? E che cosa vuol dire fiducia dal punto di vista della natura umana? Allora, fiducia, cosa c'è nella natura umana? Le relazioni umane, per esempio. Tutto quello che ci siamo detti entra qua, tutto.
Qualcuno di voi però ha detto, io però ho poi fiducia nella vita, no? Nel movimento, insomma, dei cicli. Nessuno ha usato delle parole nostre tipiche, però vanno benissimo anche queste. Quindi evidentemente il concetto di fiducia è in equilibrio tra le due nature. Cioè, io so riconoscere quelle che sono i bisogni di fiducia nelle relazioni umane, si muovono nella materia, si muovono nelle cose, nell'illusione, quindi fidarsi. Allora le frasi giuste sono, io mi fido in relazione al tempo, giuste, insomma, comprensibili. Io mi fido in funzione. E più conosci una persona, più ti fidi. Fiducia pratica, va? Non lo so Più che se sentimentale. viene classificata. Cos'è? Più pratica che sentimentale, magari. Cioè? Cioè, la fiducia più pratica, diciamo, no? Come stai È dicendo? su bello pratico, non pratichire. Cioè, cosa? Dell'esperienza, no? Magari che si matura nel tempo, quella pratica. Quella sentimentale è quando dice a pelle che uno si può fidare. Diciamo che l'ho intesa così. Sì, ok, ho capito che vuoi dire. Sì, non è sentimentale, perché il sentimento è qualcosa che perdura, sono emozioni che durano, quindi se durano vuol dire che Guido non la stacca l'usci mai, la canusce già da tempo. Beh, perciò, vabbè. Allora, fiducia in entrambe le colonne, che cosa vuol dire? Vuol dire che forse qui, nella natura divina, che non posso spiegare oggi, vorrei che voi intuiste questa cosa qua. Che cosa vuol dire stare dentro la natura divina? Vuol dire riconoscersi come anima, ricordarsi che sei anima. Anima che si ricorda chi è, la prima cosa che sa è che non c'è il tempo. E che questo frazionamento del tempo, addirittura la fiducia nel tempo, le cose, o nelle relazioni, non esiste. Non esiste. Sa anche che è immortale, che è eterna. Chiediamoci su una cosa, qual è la contropartita dell'altra faccia della medaglia, l'opposto della fiducia? Sì, La diffidenza. diffidenza, sfiducia, che è giusto, risposte giuste. Diciamo, Paura. paura, l'origine è la Insicurezza. paura, come l'origine della fiducia è sempre L'amore. l'amore. Allora, amore, amore, io mi fido di te perché ti amo. Io mi fido di te perché ti conosco, faccio due abiti, so dove abiti, quindi ti vengo a prendere se sbagli. Da casa. Mi fido di Immagino. te. Tuo figlio sta con me in macchina. Tu vai, mi fido di te. Quanti ricatti ci sono dietro le nostre atti di fiducia? Una marea. Magari non li notiamo, i miei sono abbastanza drastici come esempi. Fiducia che deriva invece da un altro tipo di amore. Ti amo senza motivo. Mi affido a te senza motivo. Amore incondizionato, fiducia incondizionata. Questa è fiducia condizionata, non è fiducia. Non è fiducia, è probabilità. In base all'esperienza, che quello mi incula oppure non mi incula. Questa è la fiducia. O no? Cioè, tu fai le tue esperienze e poi fai un calcolo di probabilità e dici, ok, mi fido, non mi fido. E che cazzo c'è? Diciamo che sulla base dell'esperienza stai. Vabbè, ci vogliamo tenere questo come significato per la fiducia? Vediamo che è un'ottava bassa, no? Cioè che vibra molto basso questa fiducia qua. Quindi comunque il bisogno delle relazioni umane non è esattamente soddisfatto da questo tipo di meccanismo della fiducia. È sempre solo soddisfatto da quest'altro. Perché io, a cominciare da quando sono bambino, ho bisogno che venga riconosciuto per quello che sono e che mi venga
consentito di sapere di appartenere. Sempre queste due cose. E quando io sono posizionato su un piano di consapevolezza che non è terra-terra umano, ma è divino, io so che tu sei anima. Io ho fiducia. Se adesso tu stai scannando un bambino davanti sotto i miei occhi, io giudico il tuo gesto assolutamente non meritevole di fiducia. Mio figlio, non ti faccio fare babysitter a mio figlio. Ne stai scannando uno. E che sto cuglione? Sì, ci stanno cuglioni, ci stanno una marea. Che cazzo di termine è qua? Non funziona proprio. Non funziona. Ne sia per le cose buone che per quelle negative. Non funziona. Non mi fido di te. E grazie. Sta scannando vicino. Perché gli devi dare il tuo bambino? Ma dal punto di vista animico. Io non guardo una personalità che sta uccidendo un'altra personalità. Io guardo un'anima che sta facendo esperienza di che uccide un'altra persona. E so che evidentemente ha bisogno di fare questa esperienza, animicamente, non personalmente, animicamente. Quindi ho fiducia nel fatto che quel gesto, perfino, sto facendo un esempio bruttissimo, figurati insomma, per cose molto più banali, uno che ti prende appunto un oggetto a casa, oppure che parla alle tue spalle, quanti ne tenimo? Non mi fido di te, non mi fido di te, non mi fido. No, te puoi fidare che parla male di te, cioè stai sicuro, perché lo sai. Quindi che cazzo mi sta a dire se ti fido o non ti fido? La fiducia è un'altra cosa, è un altro bisogno che tu hai, e che quindi è buono anche esercitarsi a riconoscere, a esercitare verso l'altro, e di riconoscere anima nell'altro, riconoscere l'identità animica, non l'identità della personalità. E ricordare che tu appartieni ad anima mundi quanto me. E quindi mentre ti vedo fare un gesto sbagliato, più che pensare a punirti, certamente ti fermo. Perché ti fermo se ti vedo. Non esiste questo discorso, poi questo l'abbiamo già affrontato, no? Ma che vuol dire? Devi lasciare andare tutto, lascia perdere. Devi intervenire assolutamente. Anima interviene. Altro che se non interviene. È prudente, ma è molto coraggiosa. Si lancia anche se sa di perdere in certe situazioni, quindi si interviene, no? Però questo non vuol dire che ti giudichi a tutto tondo, perché se ho mai nella mia vita, una volta almeno, conquistato una postazione animica, io quello è il momento in cui devo tornare e devo guardare a te come anima. E ti do fiducia. Vedo che tu anima stai crescendo mentre stai facendo quella cosa bruttissima, stai già crescendo. E comunque so che quello che stai facendo tende animicamente, visto perché non c'è il tempo, e sta già accadendo la guarigione. Quindi io attribuisco fiducia animica e lavo i rapporti, lavo le relazioni, perché se io faccio confusione tra le due colonne, quando parlo con un cristiano o una persona e in un giorno me litigo, in un giorno invece ci vado d'accordo, allora e mi sposto da una colonna all'altra, oppure stai sempre in questa colonna, che stiamo sempre in questa colonna, stiamo dipendendo dalla relazione. Non dobbiamo essere condizionati dalla relazione, sia nel sentirci, no? Riconosciuti, degni di fiducia, sia nel concedere la fiducia. E quindi da dove viene questa fiducia? Abbiamo detto, da una postazione più alta, di connessione più alta, dove noi ci sentiamo appartenere a una forma di noi, a una realtà di noi molto più ampia, che include anche l'altro. Non c'è cazzo sta parlando. Siamo sempre noi che ci scazzecamo qua a vicenda. Se stiamo qua dentro facciamo questi discorsi, ma se cioè, ci diciamo, ah, bisogna dare fiducia, no, sì,
e a questo, a quello sì, dopo 8 anni solo si dimostra questo, no, io ho sofferto, questo dice, ma di che cazzo sta parlando? Di che cosa state parlando? Se io guardo direttamente ad anima, so già che la tua anima, come la mia, sono una cosa sola. Non è che una è reietta e l'altra... Sì, stati di coscienza completamente diversi, ma è questione solo di tempo, che non esiste. E noi saremo la pari, perché siamo la stessa cosa. Cioè, no? Allora, questo stesso impianto, e vado a concludere, perché poi magari, questo se vi va, potete fare magari delle domande, riflessioni per approfondire, perché è un punto sottile, che adesso diventa ancora un po' più sottile. Tutto questo meccanismo, tu non lo puoi offrire all'esterno. Cioè questa tua consapevolezza non la puoi offrire all'esterno, se non hai questa stessa identica consapevolezza per te stesso. Quindi quei genitori che non ti hanno dato quel ruolo al mondo che tu desideravi, non te l'hanno riconosciuto, non te l'hanno specchiato, non l'hanno incoraggiato, non l'hanno demotivato, non ti hanno depistato. Non sa, ci succede uno genitore che non ha fatto questo qua dentro. Generalmente sono tutti cussini, quindi è facile, no? Poi ogni tanto c'è qualcuno che è indrizzato e potete alzare la mano così, un imbrazzavo, così facevo una festa. Beh, generalmente è così, no? Ma che questo ha un senso, un motivo. Perché non sono loro i nostri genitori? Quelli sono i genitori di questa vita, di questa nostra condizione umana. I genitori di quest'altra sei tu stesso. Devi crescere soltanto. E grazie a questi dolori, a queste sofferenze, quella carezza, quella comprensione, quell'incoraggiamento che non hai ricevuto, quella mancanza di fiducia, tu non la devi cercare ancora da chi non te l'ha data. Perché se stai soffrendo, e stai soffrendo, perché la tua vita è condizionata da questa cosa qua. Spero che stasera quei pochi spunti che ci siamo dati ti servano a far capire veramente che non ci alziamo dalla tazza del cesso se non abbiamo fiducia, oppure non ci sediamo. Cioè ogni gesto in qualche modo implica una proiezione di fiducia in quello che facciamo. Quindi uno sguardo a te stesso, perché quelle parti ferite ci sono dentro di te e sono profonde, non c'è nessuno che le può curare se non tu, con uno sguardo amorevole. Può sembrare una banalità, ma qui si gioca il tuo sguardo alchemico, la tua osservazione su queste ferite, e vai tu a te stessa a fare esattamente quel gesto che ti è mancato, a dirti quella parola che ti è mancata e a dirne molte di più, e a camminarci con questo personaggio, con questa tua parte. Perché dovrai fare un po' di strada, perché scoprirai quanto squilibri ha immesso questa sofferenza in te nei due principi. Da questi squilibri ne nascono tantissimi altri. Noi facciamo danni al lavoro, ma facciamo danni in famiglia, facciamo danni nella coppia, facciamo danni in ogni cosa, perché abbiamo uno squilibrio da questo punto di vista. Cioè, della fiducia, di questo bisogno in tutti e due i versi, quello maschile e quello femminile. Cioè io devo poter esprimere affidamento verso l'altro, devo sapere che l'altro si fida di me e devo potermi affidare. E il cerchio deve avere questo ruolo, sia maschile che femminile, sempre costantemente attivo. Noi ce l'abbiamo, perché quando le persone, per natura un po' in questo cerchio, quando le persone entrano e ci dicono mi qua mi sono trovato senza... non mi sono sentito... Quante volte ci hanno detto? Giudicato, no? Mm-hmm. E quindi questa mancanza di giudizio in questa forma di come state voi, insomma, mi ha fatto aprire. Ecco, questa è un inizio, no? Per creare fiducia, ma dobbiamo andare proprio andare avanti. Chi crediamo, tra virgolette, sta indietro,
e stai indietro per circostanze di vita, per circostanze animiche, qualunque cosa essa sia, la fiducia che quell'anima è un'anima comunque destinata a splendere. Questo non vuol dire che ci dobbiamo attaccare le persone, perché, ritorno sul discorso, quando si vive qui, e si vive qui, non è che noi viviamo solo nel lato divino, ma quando mai? Noi soprattutto qua stiamo. Quindi quando qualcuno qua ti uccide i piccini, tu non gli fai, non gli dai il babysitting a questi. Quindi se uno viene sempre in ritardo, non è che ti incazzi se poi viene in ritardo, perché lo sai già che viene in ritardo. Picchialo per culo, danni un quarto d'ora dopo, cioè voglio dire, è inutile che ti incazzi, ed è così. Quindi voglio dire, quando c'è una reiterazione, tu prendi la tua giusta, saggia decisione. Cioè, se uno non sa lavare a terra, e uno dice, io non ho fiducia, non mi faccio lavare a terra, mi faccio lavare a terra a Nauru. Quindi è normale che poi ognuno faccia i propri conti sulle scelte, no? Con chi frequentarsi, con chi dire, fare, non fare, determinate cose. Facciamo esperienza, prendiamo le mazzate, poi c'è chi come Stefania, io comprendo benissimo, qualcun altro pure l'ha detto, anche tu dicendo, si vive meglio dando fiducia, no? Quindi ognuno poi fa le scelte che vuole da questo punto di vista. Però il vero bagno, la vera immersione nella pace, nella serenità, viene da qua. Un'osservazione esce fuori dal tempo, che non giudica le cose e se si è comportato così, eccetera. No, guarda le cose animicamente. Qua sta la catarsi. Questo è lo sguardo che devi rivolgere all'altro e che devi rivolgere però prima a te stesso. Perché come è stato detto più volte, e questo ormai insomma, è anche ben al di là dell'intuizione, ce lo siamo detto in mille forme, alla fine il lavoro è sempre quello, devi essere tu a fare il lavoro e poi il mondo cambia, no? Intorno a te. Scusa. Sì. Questo l'ultimo discorso che hai fatto. Sì. Lega a quella frase che hai detto prima a un certo punto, che lasciava in sospeso. Grazie, ogni tanto Anna mi ricorda anche a che frase la sta. Vogliamo crescere. Sì, 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 certo. Questo è sì, il la chiusura. Sì. Perché crescere significa prendersi cura. Sì, essere genitori di se stessi. Grazie, che questo. Responsabilità. Assumersi le proprie responsabilità sulle proprie parti interiori. Sei tu. Di te stiamo parlando. Quindi devi essere genitore di te stesso, devi crescere, diventare adulto. Quindi amore incondizionato, quando ci posizioniamo nell'amore incondizionato, cioè io ti amo al di là di quello che fai, neppure puoi sparare, tanto, cioè io ti amo in quanto so che sei una parte di me, anche se in questo momento ti stai rivoltando contro di me, stai su un piano, io sto su un altro, uccidimi. Quanti santi, quante cose sono andate a rogo con questo tipo di consapevolezza, amando anche il proprio carnefice, perché erano su quel, su quello stato lì. Il perdono, uno perché in punto di morte deve perdonare l'altro per campare meglio? Casi sta a muore, perché generalmente dicono, no, senti, perdona così campi, va bene a te, ma quello che sta a muore, no. Gesù Cristo. Se sta perdonando è perché sta lì, perché sta là, perché vede quello che sta succedendo, non può che comunque amare. Cioè la macchina si incazza perché sta soffrendo, eccetera, ma c'è la parte di te, se l'hai nutrita negli anni, nel tempo, è forte, c'ha una potenza, per cui quella soffre, ma quella balsamo, gli dà il balsamo, è il genitore. Il genitore è il piccolo che scalpita. Quindi dicevo, sì, grazie Anna per questa chiusura che mi hai aiutato a fare. Amore incondizionato dunque produce fiducia incondizionata, fiducia animica, voglio dire, così ci capiamo, cioè da anima a anima a parlare. Mentre tu stai dando un namaste a cui tu e tu con te, cioè animicamente sta lì. Fisicamente mi faccio così, tendiai, te ne scappi, però stai ancora in qualche modo, cioè tu ti allontani, io perché questa cosa, c'è sempre questa tara mentale, no? Quando si parla di cose incondizionate è come se tu devi sopportare, no, non hai capito niente, scegliti sempre le relazioni più risonanti, più luminose, più energetiche.
Questo non vuol dire diventare razzista, ma diventare egoista, sì. Quando poi ci sono persone bisognose, allora un'altra forma di egoismo, cioè quella di poter in qualche modo rigenerare quelle energie, quindi farle uscire da te e rimetterle attraverso una persona che ne ha più bisogno di te, no? Quindi, però dicevo, è interessante questa piccolissima, chiudiamo, quindi amore incondizionato, fiducia animica, quindi fiducia oltre ciò che si manifesta, piccola sintesi per comprenderci. Bisogna avere fiducia in ciò che non è ancora stato manifestato, un po' la fiducia nella vita, no? Invece l'amore condizionato crea fiducia condizionata, cioè la fiducia a condizioni, se è buona sì, se no va buona no, e quindi in base a ciò che si manifesta, poi dall'altro in base a ciò, a come io interpreto ciò che si manifesta, poi bisognerebbe dire. In questa, e concludo, ho finito, con questa piccola conversazione che vorrò riascoltare per capire effettivamente se i click, come mi chiama interiori, come mi chiama Gabriele, che ho avuto ieri sera, importanti per me, possano essere arrivati anche a voi. E mi auguro di sì. Thank you.